Buongiorno, allora oggi sono un po' di corsa, sono già in macchina, sono le 11, quindi è abbastanza tardi. Sto andando su a portare Fede dalla nonna, la mia madre. Poi mangio lì e dopo vado a lavorare. Adesso mi metto in marcia, perché sennò non arrivo più. E ci vediamo dopo da mia madre che prendo un buon caffè alla crema catalana, penso che è il caffè, non mi ricordo. Mi piace molto quel caffè lì. Ci vediamo dopo con il caffè. Ecco il mio caffettino alla crème brûlée. Buonasera, non so se mi vedete perché sono un po' buia. Allora, sto andando a casa a prendere Lorenzo. Aspettate che provo a girare un po' la telecamera, ok? E che adesso andiamo dai miei a cena. Scusate il casino, ma piove, quindi ho i terzi cristalli attaccati. Comunque, non so da voi, ma oggi ha fatto una pioggia veramente terribile. Oggi alle 3:30, quando stavo venendo a lavorare, mi sono dovuta non fermare perché non mi sono fermata, ma insomma andavo veramente piano. Sto tenendo anche un po' la telecamera perché va in giro per tutta la macchina, andavo veramente veramente pianissimo perché non vedevo una cippa, ok? Quindi c'è proprio niente. Comunque qua, ragazzi, è un giugno veramente veramente bruttissimo, bruttissimo. Oggi, chi non lo sapesse, è anche il mio anniversario di matrimonio. Oggi è un anno, sembra ieri veramente. Adesso devo capire, perché volevo mettere un pezzettino, siccome è quello che mi ha fatto il video del matrimonio, mi ha messo il video, comunque proprio insomma lungo di mezz'ora del matrimonio, e un riassunto più piccolo che dura 5 minuti, 10 minuti, e volevo capire come poter mettere il video nel canale, perché mi piacerebbe farvelo vedere. Adesso devo capire come si fa. Comunque ci tirerò via la musica perché insomma, in quel video c'è quella di Carrie, di Yauro, non ti fa anche male, e quindi sì, insomma, devo tirare via la canzone. Quella è una cavolata, però insomma, essendo che il video è in un DVD, non lo so, non lo so. Stavo proprio pensando oggi a lavorare, che siccome è un anno dal matrimonio, oggi è il nostro anniversario, diciamo che ci è andata bene un po' per tutto, perché vi spiego. Quando noi abbiamo deciso di sposarci, non eravamo sicuri della data, nel senso, non sicuri della data, ma eravamo un po' indecisi se sposarci quest'anno, cioè, o l'anno scorso, eravamo un po' indecisi. Alla fine abbiamo optato per l'anno scorso, perché comunque, insomma, c'era la data che volevamo noi. Anche quest'anno ci sarebbe stata la data che volevamo noi, perché comunque, vuoi o non vuoi, però abbiamo deciso, insomma, di farlo l'anno scorso, di sposarci l'anno scorso. La giornata era spettacolare. Allora, io pensando, ho detto: cavolo, ma è andata di lusso, perché l'anno scorso, ok, mi sono sposata tutto a posto, giornata fantastica, non c'è stato il virus fortunatamente, ma quest'anno, se insomma, ci sono tante persone che si dovevano sposare quest'anno, ma col virus hanno dovuto annullare tutto, hanno perso comunque anche le caparre e tutto.
tempo. Mamma mia, ragazzi. Meno male che mi sono sposata l'anno scorso, perché sennò eravamo proprio fino a qua. Comunque, adesso sono arrivata a casa. Carico Lorenzo e andiamo da mia madre. Buonanotte. Mandagli un bacino.